Calcifico Cariotti di Jesi, è tutto pronto per la quinta giornata del campionato di Serie D. In campo Jesina, campo basso, i Lupi rinforzati dal mercato, chiamati a rialzarsi con tenacia per ritrovare quell'emozione chiamata vittoria. Si è in possesso del pallone, cerca adesso l'affondo sulla destra da Dalt. Dalt uno contro uno, però il cross di Dalt, il colpo di testa da parte di Jacob. La palla si alza non di molto sulla traversa. Prima occasione per i rossoblù. Cross in mezzo, aggancia bene adesso Trudo, che supera Magri. Trudo, il cross in mezzo. Per fortuna c'è Dorsi, ma l'azione continua. Attenzione, ancora un po' di incertezze in area di rigore. C'è il palo da parte della Jesina. Trudo supera l'uomo, entra in aria. Attenzione, Esposito si allunga e devia il pallone in calcio d'angolo. Jesina recupera palla sulla fascia. C'è l'uno contro uno e c'è il calcio di rigore. Ha segnato ancora un calcio di rigore nel primo tempo. Bubalo contro Esposito. Il tiro di Bubalo, facile, 1-0, Jesina. Dorsi, Palmieri, uno dei più propositivi Palmieri, che ancora cerca il pallone, poi Sec verso Giacobbe, che si gira, tiro di Giacobbe, non inquadra la porta, l'attaccante rossoblù. Finisce così il primo tempo, 1-0 per la Jesina sul calcio di rigore, segna Bubalo. E ricomincia adesso il secondo tempo, Jesina campo basso. Espulso Bubalo, ed espulso Bubalo per un fallo di reazione verso Diop. Il cross di Cogliati, colpo di testa di Magri, il tiro, la volée al volo di Jacob, che però si spegne sul fondo. Attenzione Cogliati, Cogliati può approfittare, e per pochissimo il campo basso non trovava il pareggio con uno scatto in avanti di Cogliati, che stava beffando il portiere ospite. Dio. Cogliati. Meriol, un velo quasi involontario verso Giacobbe. Attenzione, il campo basso pareggia. E il gol quindi di Kevin Magri, campo bassano doc. Ci pensa lui a pareggiare i conti qui al Cariotti, una partita a tratti assurda, giocata pochissimo nel secondo tempo. Viene anche espulso un altro giocatore della Jesina, quindi Jesina che continuerà questo finale di partita in 9, che si accentra. Merio poi cerca l'1-2, il tiro in porta, e Giacobbe, ad aver cercato la soluzione di prima, para il portiere marchigiano. E finisce così questa gara del Cariotti. A Jesi il campo basso pareggia per 1-1. Il gol è di Kevin Magri al suo esordio con la maglia della propria città. Una partita dai due volti, primo tempo Jesina, secondo tempo campo basso. Alla fine un pari che, secondo il mio punto di vista, per noi va bene. Sapevamo di incontrare una squadra che in questo momento sta molto un poco più in gamba di noi. Poi piano piano noi recupereremo il tempo perduto. Certamente è stata una bella gara,
dettata anche da un po' di agonismo in più, però ripeto, io sono contento della prova dei miei nel secondo tempo, primo tempo da cancellare, secondo tempo è venuto fuori il campo basso e quindi il risultato è giusto secondo me. Ma i ragazzi sono arrivati in settimana, Kevin si allenava da un mese con noi, ancora recupera la condizione giusta, ma anche per Cogliati, Merio e Di Pierri che stanno oggi hanno, diciamo, tra virgolette, un tempo buono, quindi me lo dovevo giocare centellinare, ho cercato di centellinarmi e alla fine, però io penso che tutti stiamo salendo mano a mano per quanto riguarda questa condizione atletica che è importante, perché in questo campionato devi stare bene atleticamente, se no te la vedi brutta. È mancato probabilmente solo il gol, perché la prestazione c'è stata e a livello di mentalità la squadra c'è, perché almeno dal mio punto di vista che l'avversario si chiami Jesina o Barcellona non è importante, perché comunque l'importante è vincere. E questo è quello che il mister sottolinea ogni giorno e ad ogni partita. Quindi l'importante era questo, purtroppo non è arrivata la vittoria, però pensiamo già a domenica. Il mio obiettivo principale è quello di diventare un calciatore, quindi che sia qui o da qualsiasi altra parte non ha importanza. Qui però il fattore chiave è stata la fiducia che è stata riposta nei miei confronti, che da nessun'altra parte ho avuto così tanta fiducia. E quindi il mio obiettivo di calciatore parte da qui, da un bel progetto, da una bella società, da una grande squadra. Quindi io la mentalità è quella di lavorare sempre ogni giorno, alla Juventus, a Campobasso non è indifferente, perché io voglio lavorare per diventare un calciatore. Un'emozione grandissima, perché comunque non avevo mai indossato la maglia della mia città e non riuscivo a capire cosa si provasse indossandola, quindi sono molto contento per il gol e per la prestazione della squadra in generale e sono amareggiato per il risultato, perché penso che meritavamo, soprattutto nel secondo tempo, di vincere questa partita. Ma il rimorso è dopo il pareggio di non essere riusciti a fare un altro gol per almeno vincere la partita, perché comunque loro erano in 9, però si sono chiusi bene dietro, abbiamo cercato di girare palla a destra e a sinistra, ma non siamo riusciti a incidere centralmente, dove alla fine sarebbe arrivato il gol. Spero che i nostri tifosi vengano allo stadio soprattutto a vedere giocare noi, che comunque ce la mettiamo tutta, e questa settimana sarà come tutte le altre, anzi cercheremo di migliorare settimana in settimana per cercare di arrivare ai risultati sperati, insomma.